Si è svolto questa mattina il primo incontro organizzativo in città metropolitana sugli European Master Games, in programma nell'estate 2019. Il vice sindaco Marco Marocco, affiancato dal presidente del comitato organizzatore Fabrizio Benintendi e dal project manager Bernardino Chiavola, ha sottolineato l'importanza della manifestazione, sia come evento sportivo di livello internazionale che come occasione di promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale di tutti i 16 comuni che ospiteranno la gara. Alla presenza di alcuni dei sindaci coinvolti e di esponenti delle molte associazioni territoriali interessate, si è parlato dei vantaggi che l'esperienza potrà portare alle diverse realtà locali, che dovranno sfruttare questa preziosa e irripetibile opportunità per promuovere in chiave sportiva le proprie eccellenze artistiche, storiche e culturali. A Finestrelle per gli European Master ci sarà la Vertical Run, un'occasione importante per il territorio. Beh, sì, importante sì, perché vuol dire un richiamo internazionale per un forte che merita anche questo, ma non solo per il forte, anche per un comune che sui forti sta investendo molto. Il comune di Finestrelle è un comune alpino che ha parecchi punti di forza, oltre il parco, la natura, gli animali, ma anche ha molta storia. Per cui questa occasione è per noi importante sia per mettere alla prova gli atleti su una scala che è infinita, enorme. E ogni volta è bello vedere il record, no? Ogni anno si batte il record, per cui è interessante anche questo. Per noi che è faticoso, facciamo le visite, sappiamo cosa vuol dire come impegno atletico. E dall'altra significa anche per questo nostro forte, per questo bene non solo nostro, nazionale, avere un richiamo, avere una vetrina di grande rilievo a livello internazionale, per cui non è poco, direi. È una grande occasione per metterci in evidenza, anche se voglio ricordare che Carisio ha 220 posti letto, quindi una proporzione abitanti posti letto maggiore della stessa città di Vercelli e della stessa città di Biella, che sono i due capoluoghi a noi vicini. E un premio per chi ha voluto lavorare, la famiglia, perché il tiro a volo è privato, che tanto ha investito e tanto ha creduto in questa struttura che ormai è di importanza e di livello nazionale, ha già ospitato gare di questo tipo, appunto, nazionale, regionale, oltre che diversi tipi di trofei, e credo che se lo siano meritato questo appuntamento.